Ciao amici di FonFixer Italia e bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi facciamo una recensione flash su un prodotto che sto testando già da tantissimo. Devo ringraziare Blitzwolf per avermi inviato il power bank con il supporto alla ricarica, ragazzi, wireless, quindi possiamo tranquillamente caricare, seppur lentamente, 1 ampere i nostri telefoni con il supporto al wireless. Questo dispositivo mi è stato inviato direttamente da Blitzwolf in Cina, ma è disponibile anche su Amazon Italia. Io vi lascio entrambi i link per acquistarlo dallo store ufficiale Blitzwolf in Cina e dallo store Amazon Italia. Scopriamolo insieme nella nostra recensione. In confezione troviamo ovviamente il nostro power bank, un cavo USB micro USB per caricare il nostro dispositivo e caricare a sua volta i telefoni e gli accessori che noi vi attacchiamo. Ci sarà anche una manualistica che a me non è arrivata, dato che questo è un sample, ho chiesto e mi hanno detto che c'è un manuale di un depliante di 5-6 pagine multilingue, ma nella mia confezione non c'era, ma poco importa perché è semplicissimo. Troviamo al suo interno, ragazzi, il power bank, un power bank di cui vi vado a leggere le specifiche. Cosa principale, ragazzi, è il suo peso e il suo voltaggio: 290 grammi, quindi non è molto pesante, con un corpo di 155 di lunghezza, 75 centimetri nella parte qui rettangolare, e abbiamo 17 i millimetri di spessore, quindi un abbastanza sottile per la sua tipologia di prodotto, e abbiamo un amperaggio in accumulo di 10.000 mAh totali, 10.000 mAh più o meno reali. Sono riuscito a caricare sulle 3 volte dispositivi batterie da 3.000-3.100 mAh, quindi con un pochino di dispersione ai 10.000 mAh, ragazzi, ci arriviamo. Il prodotto è dotato di più porte, è dotato di una porta USB A, una micro USB e una porta tipo C. Porta tipo C che anch'essa permette di caricare i nostri dispositivi. E la parte principale, ragazzi, è la ricarica wireless. La carica wireless è semplicissima, basterà appoggiare il nostro dispositivo, premere il pulsantino, che in caso di ricarica normale non va premuto perché lo ritrova automaticamente, si preme il nostro pulsantino che ci indica anche la quantità di batteria che abbiamo a nostra disposizione, e appoggiando il telefono sopra, come potete vedere adesso, il telefono si ricaricherà. L'uscita, amici, della ricarica wireless è a 5 volt 1 ampere, quindi non supporta i 18 e 20 volt o i 20 watt, diciamo, rapidi. Una ricarica lenta che comunque ci salva la vita, quindi è possibile uscire solo con lui, con il telefono con la ricarica wireless supportata, ragazzi, e non dover portare o aver bisogno di nessun cavo. La ricarica normale tramite cavi è abbastanza semplice, quindi abbiamo la nostra porta USB che vi anticipo subito, abbiamo un'uscita in output 5 volt 2.7 ampere, quindi ricaricherà i nostri dispositivi in maniera abbastanza veloce. E abbiamo anche l'uscita tipo C che ricaricherà il dispositivo alla stessa maniera, 5 volt 2.7 ampere. Collegando più dispositivi si scende ai 2 ampere, quindi occhio che con due dispositivi collegati cablati non abbiamo la stessa quantità di energia erogata, quindi si scende a 2 ampere. È possibile ricaricare i dispositivi anche con ricaricare la sua batteria anche in tipo C, e quindi abbiamo un input con la micro 5 volt 2 ampere, con la Type-C in input 5 volt 2.6
ampere. Ho provato a caricarle con due cavi contemporaneamente, non c'è tutto questo guadagno, quindi con circa tra le 3 e le 4 ore, ragazzi, carichiamo i nostri 10.000 mAh. Una ricarica che comunque non va a scaldare, non va a rovinare. L'ho caricato veramente tante volte, perché in questo quasi un mese che è con me l'ho usato veramente tanto e regge i suoi 10.000 mAh. Beh ragazzi, cosa dirvi? Io concluderei questa recensione, mi sono dilungato tantissimo. Vi posso consigliare questo caricatore? Sì, ve lo posso consigliare, perché seppur magari è plastica, non è un materiale nobile, ha questo bel effetto in, non so se si vede in cam, con una texture in fibra di carbonio, è leggerissimo, seppur pesa 290 grammi, sta bene in mano. Guardate, questa è la misura, vi faccio vedere, più o meno di un Honor Play, guardate, hanno la stessa identica, ragazzi, altezza, quindi praticamente abbiamo come un secondo smartphone un pochino più cicciotto insieme a noi. È buono perché carica bene i nostri dispositivi, non si interrompe la carica da problemi. Ho caricato anche telefoni più vecchi come il Moto G, ho caricato l'Action Camera, ho caricato lo smartwatch, ho caricato la varia band sportive, non ho trovato alcun problema. La ricarica wireless ovviamente è lenta, scaldicchia un pochettino come tutte le ricariche wireless, perché è priva di ventilazione come magari troviamo nelle nuove basette che sono ventilate. Una ricarica wireless di emergenza che però in un paio di occasioni, ragazzi, mi ha salvato veramente la vita, perché avevo il caricatore, non trovavo il cavo, ho appoggiato il mio Humidigi One Pro e ho ricaricato in un'oretta un 30% di batteria, 30-35, quindi sono riuscito a concludere la mia serata dato che ero fuori. Io ragazzi vi lascio tutti i link in descrizione di questo Blitzwolf, un marchio grande che fa accessori per la tecnologia di consumo veramente di livello, di spessore. Io vi lascio tutti i link in descrizione a questo video. Vi ricordo che PhoneFixer Italia è su Facebook, Instagram, canale ufficiale Telegram. Ragazzi, grazie per il vostro tempo, come sempre, per aver scelto PhoneFixer Italia. Un salutone a tutti e ciao.